Ciao a tutti, oggi entriamo nel centro prove di motociclismo e vi spieghiamo come cambiare una camera d'aria di una moto da enduro. Lo facciamo vedere sia nel box con degli attrezzi un po' più che ti possono aiutare un po' di più, sia cosa succede quando lo devi fare nel bosco, quando potremo tornare a fare enduro. La nostra moto di oggi, KTM XC250F del 2020, siamo con Michele e vediamo passo passo tutto quello che bisogna fare. Siamo nel bosco, bisogna trovare il modo per sollevare la ruota posteriore. Allora, stampella laterale e un albero o qualcosa di simile. Si smolla prima leggermente il dado con la ruota appoggiata a terra e poi si continua a svitare quando la moto è sollevata. Un'accortezza è quella di smuovere la pinza del freno posteriore in modo da lasciare un po' di spazio, di aria, tra il disco e le pastiglie, così quando andremo a rimontare sarà tutto molto più pratico. Attenzione a non lasciare viti, distanziali e chiavi inglesi sul terreno perché si possono sporcare ma si possono anche perdere. Allora un consiglio è mettere uno straccio o qualcosa, piuttosto la maglia da cross sotto per non perdere nulla. Prima di sfilare la ruota bisogna togliere la catena dalla corona verso l'esterno, poi tenerla leggermente sollevata con una mano e sfilare il perno. A quel punto la ruota viene via comodamente. Il perno poi lo si può mettere nel tubo di scarico per non lasciarlo per terra. Importanti sono i distanziali che devono rimanere in posizione. Lo sporco dove si è infilato il perno e lo sporco sul perno bisogna eliminarli. Prima cosa, allentare il fermacopertone. Non sfilarlo del tutto, semplicemente allentarlo e spingerlo un po' in dentro in modo da vedere che sia libero di muoversi. Poi con le camere d'aria, se non si hanno le mousse, è possibile o con le scarpe e gli stivali salirci sopra o addirittura a mano. Le leve possono avere lunghezze diverse, quella che vediamo in alto è quella per le mousse. Un minimo di lunghezza sono 300 mm di lunghezza, sono 30 cm, le più lunghe arrivano quasi a 50 e possono essere comode quando siete nel box. Un minimo di leve da avere sono 3. Questo è uno smontagomme, è comodo perché si può farsi aiutare per stallonare il pneumatico. Attenzione alla valvola, bisogna togliere la rondella di fermo per poter sfilare poi la camera d'aria. Quindi si stallona prima da un lato e poi dall'altro il copertone a mano o se si ha lo smontagomme con lo smontagomme. L'operazione è un po' più semplice, ma se si ha camera d'aria al posto delle mousse è davvero facile. Iniziamo quindi con le leve. La prima la si mette vicino al fermacopertone e la si posiziona. Se ne posizionano tre prima di tirare la prima. La seconda a circa 15-20 cm e quindi la terza. Adesso che le abbiamo posizionate tutte e tre, iniziamo con la prima. La tiriamo e la appoggiamo sotto il disco freno. Quando si tira la seconda bisogna tenere una mano anche sulla terza perché si potrebbe sfilare. E così abbiamo iniziato a togliere il nostro copertone. Adesso la parte più difficile è andata e continuiamo piano piano ogni 20 cm circa a sfilare il copertone, sempre con la stessa leva. A questo punto è facile. Sfiliamo la valvola della camera d'aria e la tiriamo fuori. Da lì iniziamo a estrarre la nostra camera d'aria da sostituire. È importante passare una mano all'interno del copertone per verificare che non ci siano punte, spine, perché qualcosa deve averla bucata. Quando si rimette la camera d'aria bisogna prima gonfiarla leggermente in modo che abbia una forma un po' circolare, un salsicciotto abbastanza morbido e non sia facile pizzicarla. Posizionare la valvola vicino al foro della valvola e inserire tutta la camera d'aria. Fate attenzione che la camera d'aria sia ben sopra al fermacopertone in modo che quando poi andremo a tirarlo non venga pizzicata. Se la valvola della camera d'aria non è perfettamente in linea con il foro, non è un problema perché ruotando il copertone la facciamo spostare leggermente e allineare di nuovo. A questo punto un'operazione un po' più complicata è quella di infilare la valvola e trovare il foro di uscita. Un consiglio è quello di spingere a mano il copertone
perché il più delle volte capita che la valvola esca direttamente dal foro. A questo punto rimettiamo subito il dado senza stringerlo, basta puntarlo, così da non far uscire la nostra camera d'aria una volta che andremo a tirare con le leve. La prima leva la mettiamo appena più a destra del fermacopertone. Posizioniamo la seconda leva, adesso che abbiamo spazio per inserirla, perché dopo non lo avremo più, e la lasciamo lì in posizione. E poi andiamo lontani da questa, iniziamo a inserire il nostro copertone. Controlliamo sempre che il nostro fermacopertone sia libero di muoversi e finiamo il giro tirando per ultima la seconda leva che avevamo messo e lasciato ferma. Qua è più facile, nel bosco un po' meno. Vi ricordate che avevamo lasciato le pastiglie aperte muovendo la pinza? Bene, adesso abbiamo abbastanza spazio per infilare la ruota. La prima cosa che va mirata è proprio il disco all'interno delle pastiglie. Possiamo cominciare a inserire il perno. Lo infiliamo fino a farlo passare dall'altra parte del forcellone, ma non lo infiliamo tutto, così possiamo avanzare leggermente e avere agio per infilare la catena. Si infila dalla parte bassa e poi si fa girare la ruota, un quarto di giro è sufficiente per avere tutta la catena sulla corona. A questo punto tiriamo indietro di nuovo la ruota e possiamo infilare il perno completamente. È importante controllare che non ci sia sporcizia dove si va a inserire il distanziale e il dado. Puntiamo il dado a mano, poi leggermente mandiamo a pacco tutto con la chiave inglese e a questo punto possiamo tirare giù la moto. È ancora molle, per cui con due calci portiamo in avanti la ruota prima di dare una stretta finale. Dare due pompate al freno posteriore per far riavvicinare le pastiglie al disco, altrimenti quando ripartiamo, le prime volte che richiamiamo il freno posteriore siamo completamente senza. Ultima operazione, gonfiare il pneumatico e stringere con la chiave da 10 il fermacopertone.